Mi chiamo Manuel Carrera, sono dottorando di ricerca in storia dell'arte contemporanea all'Università Sapienza di Roma e mi occupo per passione di musica degli anni 30 e 40. Presento il libro Norma Bruni, una voce di carne nell'Italia in guerra, pubblicato da Edizioni Nuova Cultura. Si tratta della biografia di Norma Mistroni, in arte Norma Bruni, cantante nata a Bologna nel 1913. La più acclamata diva della canzone italiana negli anni della Seconda Guerra Mondiale. È una figura che ho scoperto quasi per caso, in un primo momento incuriosito dalla scarsità di informazioni biografiche presenti su questa cantante dalla voce così affascinante e suggestiva ancora oggi, a differenza di molte voci dell'epoca, spesso anche stridule, leziose, insomma, antiquate. Norma Bruni invece aveva una voce profonda e particolarmente sensuale per gli standard dell'epoca e ben si sposava alla sua fisicità procace che gli valse anche la fama di femme fatale. Con la sua voce, e non solo verrebbe da dire, ha fatto innamorare un'intera generazione di radioascoltatori, inclusi i soldati lontani dall'Italia durante la guerra. Prima e soprattutto dopo il conflitto, ebbe una vita decisamente travagliata, anche a causa di alcune scelte che si rivelarono particolarmente sbagliate, come l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Finì quindi per essere totalmente dimenticata, eppure è stata una figura davvero importante per la storia della canzone italiana, figura tra l'altro che incarna perfettamente le mille contraddizioni di un periodo storico così drammatico come quello dei primi anni 40. Ho deciso quindi di imbarcarmi nella ricostruzione della sua biografia, innanzitutto rivolgendomi a studiosi e collezionisti che ci avevano già provato prima di me, poi effettuando una ricerca su riviste e documenti dell'epoca e anche raccogliendo le testimonianze di chi l'ha conosciuta di persona. Nel mondo dello spettacolo giravano diverse leggende, spesso anche molto fantasiose, su questa straordinaria artista. Leggende che tra l'altro hanno contribuito in un certo senso a creare attorno a lei quell'alone di mistero che l'hanno poi effettivamente consegnata al mito. Con questo libro ho cercato in un certo senso di fare anche chiarezza, omaggiando il ricordo di Norma Bruni nel centenario della nascita. Il libro può essere ordinato in tutte le maggiori librerie, anche online in formato ebook.